Buonasera a tutti, io mi chiamo Gando Giallo, sono della Guinea come ha detto lei. Come lo sapete già che hanno parlato un po' del colpo di Stato in Guinea. È vero che è successo un colpo di Stato in Guinea dai militari, però il colpo di Stato è stato sostenuto dal popolo perché il governo che c'era era un governo proprio, diciamo, sanguinario che ammazzava il popolo. Dal 2017 il popolo si è rivendicato che il presidente che c'era lì non poteva cambiare la Costituzione per fare un nuovo mandato, perché la Costituzione che aveva cambiato non gli permetteva di fare un nuovo mandato, perché doveva fare solo due mandati. Però con la forza ha cambiato la Costituzione, ha fatto le elezioni e anche lì ha preso il potere per la forza. E poi i militari hanno fatto il colpo di Stato, il popolo l'ha sostenuto. Però i colpi di Stato sono sostenuti perché il popolo non ha più l'esperanza, quindi qualunque cosa che viene come pensa che è un salvataggio, però un colpo di Stato è un colpo di Stato, un militare è un militare, conosce solo la forza. Quindi questo problema, diciamo, dell'Africa occidentale è un problema, diciamo, storico, quindi non voglio parlare molto. Dall'indipendenza fino adesso siamo nella stessa situazione, perché tutti i dirigenti che, diciamo, che hanno voluto che l'Africa sia indipendente dagli occidenti e dagli altri paesi sono stati uccisi. Su questo ricordo di Thomas Sankara del Burkina Faso, di Patrice Lumumba del Congo e anche Sekou Touré, che era un comunista che è stato combattuto dai francesi fino a che è morto nel potere. Quindi questa lotta da 60 anni siamo in questa lutta. L'ultimo che è stato ucciso è il colonnello Muammar Gheddafi, che è stato ucciso solo perché ha rivendicato questa Charta della Costituzione, questa Charta delle Nazioni Unite, perché diceva che questa Charta è stata fatta solo dai 5 paesi che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale. Quindi queste cose che loro hanno fatto è stato diventato per tutti i paesi del mondo. E lui diceva che l'Africa non aveva la voce nelle Nazioni Unite. Quindi lui contestava questa cosa e solo per questo l'hanno ammazzato. L'hanno qualificato di dittatore, di non democratico, di tutte le cose. Però dopo che è stato ucciso abbiamo visto i portatori della democrazia cosa hanno organizzato. Stiamo vivendo adesso questa immigrazione clandestina, che io proprio sono vittime, che si sono tante morti nel deserto e nel Mediterraneo qua, però di questa cosa nessuno ne parla. Però è la democrazia che ha portato questa cosa lì, quindi mi fermerò lì e penso di avere un altro momento di poter esprimermi di più. Grazie mille e buonasera a tutti.